Vediamo se ci riusciamo. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ci vuole un po' di pazienza, non risolviamo tutto. Questa, sì, se... mi sentite bene? Sembro giallo. Vabbè, dai. Mi sentite bene? Io ti sento benissimo. Non so chi ci segue, ma penso di sì. Io ti sento benissimo. Stasera sembra giallo con queste luci che c'ho qua. Boh, vabbè, vediamo un po'. Come posso stai? Tutto bene, siete che è la luce che riflette sul giallo. Vabbè, vediamo se riesco a No, abbassare no, sta... anche ma questo. va benissimo, Sembro un semaforo, ma va bene lo stesso, non succede assolutamente nulla. Allora, ce l'abbiamo fatta. Parliamo un po' di te, come ti stai allenando in questo periodo ovviamente non facile per nessuno e mi immagino neanche per atleti come te che magari si dovevano preparare sia quest'anno per le Olimpiadi, che ovviamente sono state rinviate, e sia magari che in questo periodo so che ti dovevi preparare per una maratona in Giappone a dicembre, forse altre cose, in modo da avere anche una verifica in più per le prossime Olimpiadi, che speriamo almeno nel 2021 non ci siano particolari problemi. Come sta andando, Eyob? Intanto, Certo, essere con noi stasera. ma figurati, mi fa sempre piacere parlare dell'atletica, visto che, come dici tu, è sempre più difficile praticarla. E, niente, io stavo bene, quest'anno devo preparare, c'erano gli Olimpiadi come obiettivo importante, che però sono slittati per l'anno prossimo, quindi però ci prepariamo. Io sono degli atleti più fortunati perché comunque sono riuscito a fare una maratona quest'anno. E proprio l'ultimo giorno prima del lockdown e niente, quindi adesso mi sto preparando, mi sono preparato per la mezza dei mondiali che non è andata benissimo, non è andato come me lo aspettavo. Adesso preparo queste Olimpiadi, abbiamo già iniziato a prepararci, però ovviamente ci metteremo una maratona in mezzo, che è quella, stiamo pensando di fare una maratona a marzo, i primi di marzo, e quindi in primavera per poi arrivare alle Olimpiadi, sperando che si facciano, ecco. Eh beh, sì, ovviamente lo speriamo tutti perché vorrebbe dire che la situazione nel mondo sta andando meglio di adesso, perché adesso effettivamente gareggiare è quasi impossibile. Se non ho sbagliato, Maratona di Londra a livello agonistico e molto probabilmente il 6 di dicembre, sempre a livello agonistico, la Maratona di Valencia. Poi in giro mi sembra non ci siano altre maratone confermate per il momento. Ma guarda, noi abbiamo una mezza idea di andare in Giappone, che è anche per provare un attimo il fuso orario e tutte le cose, che quasi, cioè non è sicuro, ma ci dovrebbe essere una maratona che è a Lake Biwa, il primo weekend di marzo. Quindi speriamo bene quella, ecco. Va bene. Allora, tu abiti dove, Eyob? Allora, io sono di Bassano del Grappa, Perfetto. quindi Detto vicentino. gruppo sportivo della polizia, quattro allenatori nella tua carriera: Vittorio Fasolo, Marco Maddalon, Giancarlo Chittolini e poi adesso Ruggero Pertile. Ognuno di loro ti ha insegnato qualcosa, ognuno di loro ti ha dato una mano. Come definirli? Almeno i primi tre, poi arriviamo all'ultimo che è quello che ti stai allenando in questo momento, con Ruggero Ma Pertile. allora, il primo non è stato proprio un vero allenatore, ma è colui che mi ha spinto a praticare l'atletica, in poche parole. Quindi, E che in che anni siamo? è, insomma, guarda, siamo nel 2009, avevo iniziato, poi ho abbandonato e ho riniziato nel 2010, quindi 2009, ecco. E Vittorio Fasolo mi ha avvicinato all'atletica, ecco. E poi Marco Madalone, e quindi vabbè, diciamo che Vittorio mi ha insegnato tantissime cose, e quindi è colui che mi ha fatto innamorare di questo bellissimo sport. Invece, per quanto riguarda Marco Madalone, che è anche il nipote di Vittorio, che quando mi ha spinto a praticare l'atletica, mi ha portato da suo nipote, ovviamente, che era Marco Madalone. E Marco Madalone mi ha insegnato a
Cosa ti posso dire? Marco Madonna mi ha insegnato a praticare l'atletica in generale, quindi quando praticavo sport, quando facevo atletica con lui, non avevo ancora ben in mente quale sarebbe stata la mia disciplina, o con quale disciplina mi sarei trovato bene. Quindi, bene o male, partivo dagli 800 fino ai 5.000, 10.000 metri, ho corso quando ero con lui, quindi mi ha insegnato a affrontare qualsiasi gara nel modo migliore, ecco. E poi sono passato da Giancarlo Chitolini, che a sua volta Marco Madalone mi ha affidato a Giancarlo Chitolini perché non riusciva più a seguirmi. E Giancarlo Chitolini, la sua positività, ti trasmette una positività che è pazzesca. E quindi Marco Madalone, Chitolini, devo dire che mi ha trasmesso tutta la. Però devo un attimo salutare, vieni qua, amore, che sta andando a nanna la mia piccinina, e quindi Ciao. salutiamo per andare a nanna. Come ti Dai. chiami? Come Come ti chiami? ti chiami? Quintana. Wintana. Bene. Grazie. Visto che domani devi andare all'asilo, va a nanna, e quindi è venuta a dare un bacino al papparino. Dammi un bacino. Ciao. Salutarlo. E salutarmi. Ciao. Bravo, è bravo il babbo a correre. Bravo il babbo a correre. Sì. Dai, vai, nanna. Ciao, amore. Papà. Corri, 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 corri. Eccoci qua. Questo quadretto, il bello della diretta, poi sono queste cose qua. Sì, dai, visto che si stava facendo il bagnetto, deve salutarmi e deve per forza salutarmi, quindi è passata di qua. E vabbè, stavo dicendo, per quanto riguarda invece. Il simpatico nostro Sì. signor americano, neanche a dirlo, ovviamente noi sai bene, trasmettiamo da Firenze. E ti abbassano del grappa, ma lui in questo periodo so che è stabilmente nella zona del mare a Tirrenia. Certo, l'avete adottato da Salsomaggiore a Tirrenia, quindi sono contentissimo che stia bene anche lui, ecco, in questo momento con la sua compagna, che è di Tirrenia, quindi che in poche parole, si è tornato a Tirrenia, e anche grazie a me, perché comunque da quando ho iniziato ad allenarmi erano 20 anni che non tornava a Tirrenia, da quando ho iniziato ad allenarmi è tornato e guarda caso ha ritrovato la sua. E ci è rimasto. Eh sì, ci è rimasto, quindi dai, sono veramente contento. Quindi, detto questo, Giancarlo penso sia, ti trasmette un'energia che è una roba pazzesca, cioè ti fa sentire proprio al top, ecco, e ti trasmette un'energia pazzesca. Poi Ruggero penso che sia proprio un ingegnere, perché comunque calcola tutto quanto dagli allenamenti al riposo, al dormire, a tutto quanto, al mangiare, tutto. Quindi penso sia una persona veramente competente, uno professionista, ecco. Allora, Ruggero, a proposito del tuo attuale allenatore, ti segue qualche volta in allenamento? Vi vedete? Sì, ci vediamo spesso, ci troviamo. Ci vediamo a Castelfranco, che è a metà strada tra casa mia e casa sua, e ci vediamo spesso sia a Castelfranco, o viene lui da me o vado io da lui, quindi quasi 4-5 volte a settimana ci vediamo. Perfetto. Ora ti farò qualche domanda e poi vedremo anche delle foto abbastanza curiose. Io intanto stasera sono giallo e mi piace. Vedo che ti dicono che sei troppo giallo. E vabbè, ora non mi ci metto a rispengere luci, poi magari rischio di fare confusione qua Certo. che metà basta. L'allenamento che ti piace di più, l'allenamento che ti piace meno. O meglio, l'allenamento che ti trovi un po' meglio, l'allenamento che ti trovi un pochino peggio. Perché gli allenamenti Allora, bisogna farli tutti. sì, guarda, devono essere fatti tutti, anzi, devono essere fatti decisamente. Si può saltare quello che ti viene bene, ma quello che non ti viene bene, bisogna per forza farlo, ecco. Il mio allenamento preferito penso sia il medio variato. Mi viene bene, mi viene facile, e soprattutto ottengo risultati veramente forte, vado forte, ecco, senza dover mettere tanta fatica. E invece per quanto. Per capire noi comuni mortali, un tuo medio cosa significa? In chilometraggio cosa significa? Ma dipende cosa sto preparando. Va? Per la preparazione della mezza maratona può essere tipo
Si può partire dai 3, la parte veloce che può essere 2 km forte, 1 km piano, o tipo 4 km forte, 1 km piano e così via, dai 15 ai 19 km, in poche parole. E si può correre e corro tipo dai 3, la parte veloce, dai 3 ai 45, dai 3 a 2,45 km orari, la parte veloce, e la parte lenta a 3,10, 3,12, ecco, 3,15 massimo, la parte lenta, il chilometro più lento e di recupero, e il chilometro più forte da 3,45, da 2,45 ai 2,55, su quei ritmi là. Invece per quanto riguarda quando preparo la maratona, i ritmi sono decisamente più blandi, quindi che va da 2,58, 2,57 a 3,3, 3,02, 3,03, la parte veloce, e la parte lenta comunque si mantiene, mantieni a 3,10, 3,12. Deve esserci più o meno 10-15 secondi di differenza tra la parte veloce e la parte lenta. Primatista italiano di maratona, 2 ore 7:19 in quel di Siviglia lo scorso anno a febbraio. Hai tolto il record che apparteneva a Stefano Baldini, che era, se non ricordo male, dal 2006. E sei vicinissimo anche a prendere il record di Rashid Berrati sulla mezza maratona, è il record italiano ovviamente, 1 ora 00:20, sei a 1 ora 00:44, manca un secondo al chilometro, ce la facciamo? Più che su quello, io appunto, cioè, allora devo dire che sulle gambe, già adesso, già prima di fermarmi 2 settimane dopo i mondiali, c'avevo sulle gambe quel ritmo, addirittura anche sotto l'1 ora. Infatti, io punto sotto l'1 ora per cercare di essere il primo italiano a scendere sotto l'1 ora, e sarebbe veramente fantastico per me. Poi ovviamente noi atleti non ci accontentiamo, e sicuramente un domani vorrò scendere sotto i 59, però tanto per ora facciamo sotto l'1 ora. Bene, e quindi mi sembri abbastanza deciso, ambizioso, perché, come dire, pensare di correre sotto un'ora e poi magari anche sotto 59 vuol dire essere nei primi 10 al mondo, quasi. Certo, no, non si può fare. Guarda, quando ho iniziato, lo dico sempre, che fare 1 km sotto i 3, e quindi qui parliamo del 2009, per me era difficile, facevo fatica, anche prima, cioè non 2009, 2000, 2008, 2007, quando andavo a fare le gare studentesche non riuscivo a fare sotto i 3. E adesso pensare che riesco a correre una maratona intera più o meno a 3,301, io per me veramente mi fa ricredere su tutto, e mi fa credere che con gli allenamenti si può ottenere tutto. L'importante è se ti alleni, ottieni tutto. Quindi, secondo me, per me, io adesso punto sotto 1 ora, ma sono sicuro che se non 2021, 2022, punto subito sotto 59. Una tua giornata normale, diciamo così, a parte questo periodo un po' particolare, come si svolge? Ma allora, quando sono in preparazione, la mattina sveglia verso le 7:30, e colazione aspetto 2 orette, 2 orette e mezza prima di uscire fuori per poter digerire, e nel frattempo mi preparo facendo stretching, qualsiasi cosa che c'è da fare, cambiandomi tutto, e poi si fa il primo allenamento alle 10. E alle 10, bene o male, mezzogiorno mi alleno, dipende poi dagli allenamenti agli allenamenti. E pranza, si va a riposare un attimo un po', ci si rialza, si inizia di nuovo a preparare per poter uscire, per poter fare la seconda uscita. E si fa la seconda uscita e si ritorna verso la seconda uscita, può essere dalle 4:30, dalle 4:30 alle 5 uscita, e quindi si torna verso le 6. Si fanno le due cose che si può fare, che può essere stretching, dalle 6 alle 7 stretching, o si chiacchiera tranquillamente con gli amici, o si naviga sui social, e 7, 7:30 a cena, e poi si sta con gli amici, o quando sono a casa sto con la mia famiglia, per poi andare a dormire presto, perché comunque bisogna riposare, anzi, vai a dormire anche se non vuoi, con tutta la stanchezza che hai.
Quindi questa è il tipo, cioè quello che faccio quando sono in Italia o in altura a Livigno, St. Moritz o a casa. Quando sono invece in Kenya, in Eritrea, quindi che lì escono ad allenarsi presto, verso alle 5-6, e lì invece cambia tutto, che ti vai a allenarti prima della colazione, vai a digiuno, poi fai la colazione dopo. E io tendo a riposarmi subito dopo, comunque dalle 10 a mezzogiorno o verso le 11 a mezzogiorno, e mi sveglio, faccio pranzo e faccio tutto quello che devo fare. Nel frattempo, tra l'una e le 4 e 4 e mezza, poi vado ad allenarmi, e quindi cambia solo la parte della mattina che esco prima, ecco. Quest'anno poi so che dovevi andare a fare un ritiro proprio qualche settimana fa, prima dei mondiali in Polonia, proprio in Kenya, ma ovviamente con voli e quarantene, situazioni particolari, so che hai fatto un periodo proprio in Toscana, a Siena. Sì, purtroppo avevo deciso di andare in altura, cosa che non sono riuscito a fare, un po' per la burocrazia, un po' per tutto, ecco, e che quindi ho pagato anche per quello, perché comunque mi sono stressato troppo, ho perso troppa energia per poter pensare a quel viaggio che non sono riuscito a fare, e ho pagato poi ai mondiali, ecco. E io mi trovo bene scendere dall'altura, gareggiare a 3 giorni dalla gara, e cose che non ho fatto, quindi ho pagato un attimo sugli i mondiali, e mo non voglio dare solo su quello il motivo per cui non sono andato ai mondiali, però uno dei motivi è sicuramente quello. E poi, ovviamente, però per fortuna, siccome ovviamente, come hai visto bene, con 2 bambine, la compagna è a casa, è un po' difficile concentrarsi, devo un attimo scappare. E quindi ho voluto venire lì da voi a Tuscany Camp, che mi sono trovato veramente bene, un centro organizzato alla grande, e mi sono trovato veramente bene. Un bel centro, dei bei percorsi di allenamento, e poi hanno anche sia la palestra, tutto la fisioterapia. Quindi è come andare in Kenya, ovviamente non fai l'altura, ma è sicuramente come andare in Kenya o in Eritrea o in Etiopia. Qui ci stanno cercando di fare delle domande, io ce n'ho però tantissime di amici e non solo che mi hanno fatto in questi giorni. C'è qualcuno che mi dice, come Anto Bonvino, che ne pensi del confronto con Yeman Crippa? Credo che Crippa sia più un mezzo fondista in questo momento e tu più un maratoneta rispetto a lui. Sì, Quando no. siamo? Intanto con Yeman siamo non solo compagni di squadra, ma siamo anche amici, quindi sì, che poi quando ci troviamo in gara sicuramente l'amicizia scompare un attimo, però siamo amici, quindi non ci sarà, a meno che lui non aumenti un attimo la distanza, non vedo proprio una vera e propria sfida, perché comunque lui è decisamente più veloce e fa gare dai 3.000, dai 1.500 ai 10.000, ecco. E io invece parto già dai 10.000, per me è già veloce, e vado alla mezza, alla maratona, quindi è un po' difficile. Però quando ci incontriamo in qualche gara, siamo comunque la sfida esce fuori comunque. Qualcun altro scrive qualche ultramaratona perché non fai passatore? Qui rispondo io, ancora è presto, lasciamolo lavorare sulle maratone. No, aspettiamo un attimo. Vabbè, allora facciamo un giochino. Allora, adesso io provo a passare qualche foto e tu me la commenti. Si vedrà magari un po', non proprio tutta, ma insomma, qui dove siamo? Allora, qui siamo a Berlino nel 2018, ai campionati europei, e boh, la commento dicendo che è stato veramente un rammarico quando vedo questa gara, o quando vedo le foto di questa gara, perché anche qui stavo benissimo, e invece, come dico sempre, devi avere anche un po' di fortuna, perché senza la fortuna non vai da nessuna parte. Ai 2 chilometri ho preso un calcio al polpaccio che mi si è contratto, e ho dovuto correre 40 chilometri col polpaccio contratto, e non riuscivo a aumentare quando c'era da aumentare, da cambiare passo. E quindi ho perso la gara così, però
tutto sommato era una delle prime gare internazionali, quindi mi porto anche un bel ricordo, nonostante ci sia stato tanto rammarico. Ecco. Ricordiamo il piazzamento e il tempo, e poi, se non ricordo male... Allora, sono arrivato quinto, due ore e dodici e cinquanta qualcosa, se non sbaglio. E poi soprattutto come squadra... Abbiamo vinto il campionato. Abbiamo vinto come squadra, e quindi è stato di bello, c'era quello, ecco. Individualmente la escludo un attimo, però a squadra abbiamo fatto una bella gara. Adesso si va in Spagna, ma non a Siviglia. Eccoci qua, sì, qui siamo ai mondiali, i miei primi mondiali di mezza maratona, guarda caso, e questa gara... E qui era marzo 2018, Valencia. Valencia, no, una bella gara, io mi sono divertito un casino qua, e venivo fuori comunque da un periodo un po' così così, quindi ho fatto 3-4 gare consecutive ogni weekend, dove ho fatto delle gare migliorando sempre il mio personale nella mezza maratona, quindi qui è stata la festa dopo la gara, quindi vedi come ci stavamo veramente divertendo, quindi mi ricordo questa foto che... Epis, riconosco Giambrone. Sì, c'è la Epis, c'è Dini, Samuele Dini, e invece c'è Giambrone dietro, che era con gli ugandesi, e c'è la Veronica che è la fisioterapista del Tuscany Camp, e invece quello in mezzo invece è uno della Repubblica Ceca, è un cieco, che è un amico nostro che viene spesso ad allenarsi anche in Italia. Cambiamo foto, e questa è veramente curiosa. Ecco, non mi aspettavo questa foto. Le sorprese sono fatte così. Ecco, vabbè, questa qua invece è la bici che l'ho presa rottamata, l'ho vista, me lo sono portata, c'è sto mio amico che mi ha regalato, cioè me l'ha regalato, sono andato a prendermela da casa sua, sta bici rottamata, l'ho presa, ho iniziato a sistemarla un po' per conto mio, poi alla fine, vabbè, per il colore e altre cose, sono andato a farmela verniciare, ed è venuta così, mi piaceva un casino, e c'è stato il primo periodo, ero talmente geloso della mia bici che me la portavo in camera, ecco, questa era in camera mia, me lo vedo. E dormiva a fianco, ecco. Vabbè, lo dicevi prima, una volta fare un chilometro a 3 ti sembrava chissà cosa. Qui nel 2016, uno dei pochi momenti che hai postato, qui è un 10 chilometri a 3-4 chilometri, ti sembrava chissà cosa, eh? Eh sì, qua avevo, sì, sono riuscito ad allenarmi, e adesso non mi ricordo che periodo fosse questo, però 2016. 2016, Sì. vedi te, quindi 2016 già sono sicuro che non ero neanche riuscito a fare 30 e qualcosa una gara vera e propria, quindi però un giorno avevo un allenamento con Ruggero, se non sbaglio, con Chittolini, sono riuscito a fare questo allenamento, e per me è stato... mi sono sorpreso di me stesso e l'ho postato, ecco. Uno dei posti più belli dove si corre, dove ci siamo visti anche quest'anno, lo commenti St. sempre. Moritz, penso sia il posto migliore che ci sia senza dover andare senza dover cambiare continente, ecco. Penso il miglior posto per potersi allenare in altura. Soprattutto d'estate, quando giù fa caldo e invece lì fa fresco, si sta veramente da Dio. Ci sono poi dei percorsi stupendi, e St. Moritz per me è tipo il secondo o terzo anno che ci vado, e mi sono proprio innamorato. Poi quando vado lì mi alleno, che è una roba pazzesca, mi alleno veramente bene. Quindi per me è un bel posto, ho dei bei ricordi a St. Moritz. Qui continuiamo a vedere, commentalo te, siamo sempre nel Sempre a foro St. Moritz, questo Camedan, se non ricordo male, Sì, all'aeroporto. siamo appena sotto St. Moritz, e l'aeroporto di Samedan, dove il circuito dell'aeroporto sono 5 km, 300 metri, e di solito andiamo lì a fare il lavoro, e qui facevo dei lavori che non, se non sbaglio, in questa foto facevo tipo dei 4.000, comunque io mi trovo veramente bene a correre in quei percorsi, cose che anche ho visto anche con altri atleti, con i miei compagni, che fanno veramente tanta fatica, io invece mi trovo veramente bene in questo percorso.
Grande soddisfazione, qui sei sceso forse per la prima volta sotto 29 minuti sui 10 chilometri, ricordo male? Sì. No, ma sì, la prima volta che sono sceso, sì. Questa era l'anno scorso, se non sbaglio, sì, l'anno scorso a Manchester, e qui era il periodo dove devo zittire un attimo me stesso per potermi allenare bene e per far capire alla gente che sto zitto e parlo con i risultati, ecco. E mi sono messo il dito davanti alla bocca, ecco. Si va in Toscana? Ma andiamo in Toscana, Madonna, questa foto. Questa non saprei come descriverla, perché veramente mi vengono i brividi. La tua festa, ore 15:39, praticamente il tuo esordio in maratona. Esordio in maratona, perché erano 2 anni consecutivi che provavo a fare la maratona, ma per vari motivi non sono riuscito a fare la maratona, che poi, se poi come vedi con la canotta che indosso, ero del Venice Marathon Running Team, e quindi ho provato per 2 anni consecutivi a fare la maratona di Venezia, e la prima volta a un mese dalla gara ho avuto problemi al gluteo, che quindi ho dovuto saltarla, e la seconda volta invece la domenica prima una settimana prima, quindi il sabato ho fatto un allenamento pazzesco con Ruggero, e poi sabato pomeriggio siamo andati a vedere il percorso e ci siamo salutati sabato. La domenica mattina mi sono svegliato con un'infiammazione al piede, penso sia stato al quinto metatarso, che non riuscivo a camminare, quindi dal nulla. E questa gara è per me, poi lì ho rinunciato, però subito dopo il martedì, dopo la gara, ho riniziato ad allenarmi, continuato ad allenarmi, ho tenuto duro per altre 3 settimane e sono arrivato a Firenze a fare questa gara, e per me questa gara vale tutto. Sì, è stato uno sfogo all'arrivo, che era stata una soddisfazione pazzesca, tanta, tanta roba. A Venezia. Che ti ha adottato, diciamo così. Sì, allora, vedo che ti si sente, si vede bene adesso. E sì, come ti dicevo prima, siccome era la mia società, l'anno prima avevo fatto la gara, arrivando primo con un paio di particolari che ci sono stati, un paio di problemi dove i battistrada avevano sbagliato percorso, e niente, sono tornato l'anno dopo e sono tornato per vedere la gara, per godermela, e me la sono goduta, ed è stata una giornata veramente stupenda. Qui siamo all'arrivo della gara, ecco. Qui invece si vede un po' male, perché è venuta un po', ma siamo a Siviglia. Sì, qui siamo a Siviglia, dove di solito Siviglia è conosciuta per il sole, per le giornate stupende. Invece, guarda caso, io sono arrivato il giorno prima, dove comunque c'era il sole, si stava veramente da Dio, e la mattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato sta nebbia che mi sembrava di essere tornato, di essere a Padova, ecco. E niente, è stata una gara però decisamente bella, cioè sono riuscito a fare il mio personale, e questa gara poteva uscire il record italiano, cosa che non è venuto per vari motivi, però un bel ricordo anche qui, dai, non male. Qui siamo invece a 26-27 giorni prima della gara di Siviglia, quindi qui siamo a Bolzano, e io questa gara, devo dire la verità, la guardo sempre un po' la sorpresa, io ho vinto la grande, lo stesso Bragagna, Franco Bragagna, che commentava la gara in TV, era sorpreso. Sì, perché comunque era una gara a 10 km dove io comunque venivo venivo dalle maratone, e quindi arrivavo un attimo, come vedi anche dal pettorale, numero 16, non ero considerato, ecco, arrivavo da fuori, non, in poche parole non ero considerato. Io invece scendevo giù dall'altura ed ero sceso 3 giorni dalla gara,
e sono arrivato là, sono arrivato che ero pronto, che sapevo di star bene, anche se comunque stavo preparando la maratona e quindi a 3 giorni dalla maratona, a 3 giorni, 4 giorni dalla gara avevo fatto un lungo, nella settimana della gara avevo fatto un lungo di 33 km, bello spinto, quindi non mi aspettavo un risultato così forte, ma sapevo comunque di star bene. Sono arrivato, correvo facile, sempre facile, sempre facile, ma vedevo che gli altri facevano fatica, a me sembrava di andare piano, ma gli altri facevano fatica, quindi per me questa gara veramente, io ogni volta prima della gara vado a guardarmi questa gara per caricarmi un attimo, per prendermi un po' di energia. Qui invece siamo Torna in Spagna. e qua siamo, sono sempre sono in Spagna alla maratona di Siviglia. E no, qui sono sempre nella mezza maratona, se non sbaglio. Qui siamo sempre nella mezza maratona, e dove ho fatto 1 ora e 44 secondi. E qui ricordiamo che 3 settimane dopo hai fatto il record italiano a 2 ore 7 e 19, però mi sembra, guarda. Io perché qui il cielo è completamente diverso rispetto a prima. Mi sa che questa sia la maratona. Perché, allora, no, qui siamo sempre nella mezza. Ho usato questa foto perché non avevo ancora foto della maratona per descrivere della maratona. Però qui siamo infatti, nella gara della mezza maratona è stata una giornata veramente strana perché c'erano dei punti dove c'era fitto nebbia e c'erano stati 2 o 3 km dove il cielo era azzurro. Infatti, giusto per farti capire che solo nel percorso della gara, meno male, c'era solo nebbia, mi sembrava. Vabbè, comunque, questa era l'unica parte dove c'era un po' più meno nebbia. Decisamente limpida, ecco. Poi siamo, dopo un paio di chilometri, siamo entrati proprio imbucati nella nebbia. Comunque, dopo un mesetto ho fatto la maratona, giusto, quasi quasi giusto, giusto un mesetto ho fatto la maratona dove corso, sono riuscito a fare il record italiano. Non lo so, non saprei neanche ancora come descriverla, ecco. E lì eri insieme a Ruggero, il tuo allenatore, Maurizio e Marcello. Chi sono Maurizio e Marcello? Allora, Maurizio è il mio fisioterapista che mi segue sempre quando vado all'estero, e Maurizio Dorizzi, e che quindi c'erano lui che mi seguivano e c'era anche Marcello Magnani all'arrivo, che Marcello Magnani è il mio manager. E al 40º chilometro io bene o male ero appena sopra il record italiano di una decina di secondi forse. 8 secondi, 9 secondi, ero fuori dal record italiano. E invece lì mi hanno svegliato. Io stavo bene dietro il gruppetto, correvo dietro il gruppetto tranquillo. Al 40º chilometro mi hanno svegliato. Sono usciti fuori Ruggero e Maurizio, che mi hanno rincorso per 200-300 metri dietro di me, urlandomi, e mi hanno detto che se non partivo adesso non avrei fatto il record italiano, e quindi lì ho tirato fuori un 2,50 nel il 41esimo e 2,47, 2,46 l'ultimo chilometro, quindi sono stati la mia salvezza. Qui siamo a Doha invece, un altro rammarico, è giusto. 2019. 2019, un anno fa, giusto, giusto, più o meno un anno fa, sì, un anno e mezzo fa, e dove ho fatto i mondiali a Doha, e una gara da dimenticare perché ha Caldo, cambiato caldo, anche la Epis in cui palle. faccia ha detto addirittura lei era anche svenuta, Sara Dossena uguale. Una gara da dimenticare. Io invece ero andato a Doha 2 settimane prima apposta per adattarmi sia al fuso orario che al fatto di correre, perché abbiamo corso a mezzanotte, e anche al caldo ovviamente. E guarda caso, io per 2 settimane abbiamo patito un caldo terribile, ma un caldo terribile che era una roba, non si poteva proprio correre. Il giorno stesso della gara, e ovviamente io nelle 2 settimane avevo già studiato come correre, che ritmo tenevo. Il giorno della gara alle 6 di pomeriggio ha cambiato la temperatura ed era decisamente più fresco, più corribile, non ovviamente non una temperatura ideale, ma sicuramente decisamente meglio da quella delle donne, e tu decisamente meglio delle 2 settimane che io ho patito lì per adattarmi al caldo e tutto. E il giorno stesso della gara ha cambiato il ritmo, ha cambiato la temperatura, cose che io non ho, non ho
Non ho cercato di andare un po' più forte, partire un po' più forte, ma sono partito un po' più piano perché sapevo quello che avevo passato in 2 settimane lì e poi è andato così come è andata. È La andata penultima foto. da dimenticare. E qui siamo dopo i mondiali invece un mesetto fa. Tutto sommato abbastanza soddisfatto, non soddisfatto del tutto, ma una bella gara, dai. Quindi una gara che hai fatto comunque un buonissimo tempo, no? Quindi alla Sì, un fine. buonissimo tempo che mi fa capire che comunque, anche se non sono al 100%, riesco comunque a correre certi ritmi, che quindi questo non è una cosa da buttare via. E invece tutto sommato, per il tempo va anche bene, però la posizione non sono soddisfatto. Una gara però che mi ha insegnato molto e sono sicuro che in futuro mi servirà questo insegnamento. Allora, intanto noi ti ringraziamo ovviamente per la tua partecipazione con noi, grazie, mi scuso per la connessione, ma può succedere, cercheremo Ma di sì, certo. mettere tutta l'intervista e la rifaremo rivedere sicuramente anche sui nostri canali di Facebook e ovviamente su Instagram, qui come stiamo andando in diretta adesso. E Jobbe, se non facevi l'atleta cosa avresti fatto? Bella domanda. Se non facevo l'atleta, cosa avrei fatto? Sicuramente, allora io no, devo dire che non ho un hobby, e il mio hobby è fare l'atleta. Quindi, se mi avessi chiesto se adesso fossi a lavorare, stassi facendo chissà qualsiasi che lavoro e mi avessi chiesto ma cosa ti sarebbe piaciuto fare? Io ti avrei risposto fare l'atleta, ma sto facendo quello che mi piace, che ho sempre sognato di fare, quindi sicuramente non farei altro. Il mio hobby è fare correre, divertirmi, perché mi diverto io correndo, e quindi decisamente correre, correre, correre. Se non corressi, correrei. E noi facciamo vedere un'ultima foto e magari potrebbe essere una buona. Occhio, occhio. ecco, forse ti aspettavi ti dicessi pescare. No, no, no. Non ho proprio la pazienza per pescare. Io ho preso tutte queste cose dal tuo Sì, profilo, quindi. sì. Qua siamo a Venezia, dove ero andato a fare un shooting per Venice Marathon per la maratona, e guarda caso c'era un signore lì che pescava e mi sono messo seduto lì a chiacchierare con il signore finché preparavano un po' tutto, e poi abbiamo fatto un po' di scena per pescare, ecco. Uso Però questo sì. tempo. Che cosa ti piacerebbe pescare il prossimo anno alle Olimpiadi di Tokyo? Ma sicuramente una medaglia. Una medaglia, io ci credo, e si può fare. Non ho capito, in questi 10 anni che faccio attività sportiva, ho capito che niente è impossibile, tutto si può fare, e io credo di non aver ancora dimostrato il 50% della mia potenzialità. E quindi penso che ci saranno delle belle cose, e penso di sorprendermi e cercherò di sorprendere anche non solo le persone che non mi conoscono o che mi vedono da lontano come un atleta, ma anche le persone vicine che ultimamente mi sembra che non hanno ben capito che potenzialità ho. Bene, l'ultima domanda, un grazie a chi? Ah, un grazie, sicuramente un grazie, grazie alla mia famiglia che mi sostengono sempre, un grazie al mio allenatore e un grazie a mia mamma e a mio papà che mi hanno permesso di iniziare di coltivare questa bella disciplina, questo bel sport che mi ha tirato fuori da tantissime cose, brutte, belle, qualsiasi cosa, però sono soddisfatto di quello che ho fatto e quindi lo rifarei sempre quello che ho fatto fino adesso. Quindi un grazie a queste 3 persone. E Jobbe, io ti dico grazie a nome di Runners e Benessere, a nome di tutte le persone che ci hanno Grazie a voi. seguito, e grazie per la tua disponibilità come sempre e ovviamente ti auguriamo le miglior cose per magari se riesci a fare qualche gara da qui alla fine dell'anno, ma non credo perché Speriamo. c'è.
tantissima roba in giro, e poi soprattutto per preparare al meglio la stagione 2021, che per te sarà il culmine con le Olimpiadi di Tokyo, e ovviamente speriamo di vederti protagonisti coi colori azzurri. Grazie Job, grazie davvero. Alla grazie prossima. A voi. Ancora per la connessione, cercheremo di rimettere tra Succede. In questo periodo forse i problemi di connessione è l'ultimo dei problemi che potremo avere nel nostro paese. Sicuramente. Problemi, però dai, sì. Bene, dai, grazie ancora a voi, grazie buona serata. A tutti voi, alla prossima. Runners e Benessere torna la prossima settimana con tante sorprese, sempre il martedì e il giovedì. Grazie di averci seguito, ciao a tutti voi, la buonanotte.